Buonasera a tutti da parte di Pietroviglia, bentornati al nostro nuovo appuntamento in compagnia di Trend Online, dove andremo ad esaminare tutti i fatti più importanti che sono successi nella seduta odierna sui listini azionari del vecchio continente. E dopo una partenza positiva in Europa, grazie al rally che si continua a registrare a Tokyo, post nuove decisioni di politica monetaria espansiva messe in campo dalla Banca del Giappone, nella giornata di venerdì i listini azionari europei hanno ceduto il passo nel corso della giornata, in seguito alle previsioni economiche d'autunno giunte alla Commissione europea, che ha abbassato la crescita economica in alcune aree, appunto, della zona euro, e al tempo stesso lasciata aperta la porta ad una procedura per deficit eccessivo a carico dell'Italia, rilevando uno scenario peggiore del previsto che indica una contrazione del PIL nel nostro paese dello 0,4%. In questo contesto, quindi, i listini azionari hanno chiuso tutti in posa dal ribasso, mentre cresce la testa non solo per l'esito delle elezioni americane di midterm che sono appunto attese in serata, ma soprattutto la riunione della BCE in programma nella giornata di giovedì prossimo, giovedì appunto 6 novembre 2014. E poco da segnalare sul mercato titoli di Stato, si registra un leggero innalzamento degli spread con il nostro BTP Pund che passa in area 164 punti base e che vale un rendimento sul decennale vicino al 2,40%. E per quanto riguarda le materie prime, è poco a segnalare per quanto riguarda l'euro, che si mantiene sempre nei prezzi e dei minimi di periodo, posti in area 1.176 dollari l'oncia, mentre continua la debolezza del petrolio, che anche oggi è andato incontro a nuovi ribassi, rompendo ormai dai giorni l'importante livello degli 80 dollari e appunto passando di mano in area 76,69 dollari. Per quanto riguarda il cambio euro-dollaro, andiamo velocemente a vedere il grafico, rimbalzo della moneta unica europea che transita in area 1,2550 nei confronti del biglietto verde, ma questo non cambia l'impostazione in corso che rimane sempre ribassista con target posti sulla soglia psicologica di area 1,20 che corrispondono ai minimi degli ultimi anni. Seduta in forte terreno negativo per il nostro Futsnibe che dopo essersi spinto nella prima parte della giornata fin verso l'area 19.300 punti, andata appunto incontro a forti vendite, chiusura sui minimi di giornata vicino agli importanti supporti posti in area 18.900 punti, ricordiamo che rappresentano i minimi di febbraio e agosto 2014, quindi è importante una tenuta di questi livelli per evitare nuovi affondi ribassisti che potrebbero portare le quotazioni in area 18.700 punti, che sono i minimi intra fatti segnare a metà della scorsa settimana, e a seguire verso la soglia di 18.000 punti con target intermedio in area 18.500 punti. Ricordo che un primo segnale positivo si avrebbe sul nostro FTSE MIB con il break dei massimi fatti registrare ieri e venerdì scorso in area 18.000-19.700 punti e primi target sulla soglia dei 20.000-20.100 punti, dove transita anche la media mobile a 50 seduti. Ricordo che a Piazza Affari il controvalore degli scambi nella seduta di ieri è stato pari a poco più di 3 miliardi di euro, in calo rispetto alla giornata di ieri, che erano fermati a 3,15 miliardi, mentre i volumi sono attestati a 1,26 miliardi, anche questi in discesa rispetto agli 1,34 miliardi fatti segnare all'inizio della settimana. Tra i titoli, attenzione perché arriva un segnale short e vediamo se sarà confermato nella seduta di domani da parte di Saipem, che rompe gli importanti minimi di periodo posti in area 12,15 euro, minimi che corrispondevano anche ai supporti, ai livelli toccati a cavallo dell'estate 2013. E ricordo quindi la rottura di questi livelli ha decretato un segnale short che, se verrebbe confermato anche domani, ci farebbe quindi aprire un'operazione ribassista nonostante un forte ipervenduto di brevissimo che si nota appunto sugli indicatori. E ricordo che per conoscere un
ulteriori segnali operativi, è indispensabile, appunto, necessario abbonarsi ad un abbonamento sia semestrale che annuale, ma negli ultimi giorni abbiamo anche a grande richiesta gli abbonamenti mensili, non solo con quelli riguardanti i segnali sulle mid cap, ma anche sulle large cap, ovvero sui titoli del FTSE MIB, anche qui abbonamenti mensili. Ricordo che i due abbonamenti sia alle blue chip che alle mid cap è previsto uno sconto del 50%. Ricordo che per ulteriori info basta consultare la pagina premium di Trend Online o scrivere alla mail che avete sullo sfondo. E siamo giunti al termine del nostro ormai consueto appuntamento serale. L'appuntamento, come al solito, è per domani sera. E ringrazio tutti per l'attenzione. Buona serata e buon trading.